Buongiorno a tutti, primo maggio, come giusto oggi sarebbe la festa dei lavoratori, quindi dovremmo festeggiare e basta, ma col fatto che non stiamo lavorando da un paio di mesi, quasi tutti, e non penso che saremo tutti così impegnati a festeggiare, allora vi sto proponendo un allenamento anche per oggi. Se oggi avete altro impegno potete fare benissimo domani. Ok, anzi vi consento di farlo anche domani, visto che è una parola che però la sentiamo molto, ma che non mi piace assolutamente, però volevo fare questa battuta. Ok, allenamento di oggi. Si farà tutto col bastone, abbiamo fatto un allenamento simile l'altro ieri, sarà tutto dedicato allo snatch olimpico, allo strappo olimpico. Allenamento fatto col bastone, anche se per caso se aveste un bilanciere, meglio ancora fatto col bilanciere, ma diciamo che il bastone a casa ce l'abbiamo tutti, quindi siccome è un home training, un allenamento fatto a casa, va benissimo anche col bastone. Allora, vi spiego un po' tutto. Si parte con l'articolare con bastone che, se cercate nei video precedenti, nei vari post, lo trovate. Quindi facciamo un articolare con bastone. Dopodiché andiamo a fare il warm up. Il warm up è dato da 20 snatch deadlift fatto in 5 posizioni differenti e poi 20 squat snatch fatto in 3 posizioni differenti. Allora, si parte con quindi 20 snatch deadlift, cioè stacco da terra con impugnatura da snatch per fare quindi il movimento dello snatch. Mi metto leggermente in diagonale così. Allora, si parte da giù, posizione, quindi con schiena dritta, sedere un po' più alto delle ginocchia ma più basso delle spalle, spalle in adduzione, braccia rilassate, tese, ok, bilanciere in linea. Da questa posizione qua salgo 3 cm e ritorno giù. Salgo fino a metà tibia, ritorno giù, salgo fino a metà tibia, ritorno giù, salgo fino a metà coscia, ritorno giù, salgo in massima estensione con spalle su e avampiede. Ok, queste sono le 5 posizioni. A cosa dobbiamo stare attenti? A mantenere una linea uguale di salita, uguale per tutto il movimento. Io inizio da qua, questa è la linea del bastone, salgo 3 cm, salgo a metà, stingo, salgo altezza ginocchio, salgo a metà coscia e solo ora, dopo la metà coscia, mi estendo per tirare sul bilanciere. Come vedete, cerco di rimanere sulla stessa traiettoria. Non è semplicissimo, ma ci possiamo lavorare. Ok, quindi mi faccio 20 volte questi 5 movimenti e ho iniziato a riscaldare per bene le gambe e la schiena. Seconda parte invece, dobbiamo fare 20 volte 3 movimenti high hang squat snatch, hang squat snatch e squat snatch. Cosa sto dicendo? Tradotto in italiano: dalla sospensione alta vado a fare uno strappo in accosciata, dalla sospensione normale, quindi dalla sospensione hang e sospensione, quindi dalla sospensione, e di solito si parte dal ginocchio o da metà coscia, da dove preferite, è la seconda, e la terza è partendo da giù. Cosa devo fare? Squat snatch, quindi io sono qui hang in questa posizione qua, da qua vado sulle punte e scompaio sotto, vado in squat snatch stabile, duro, mento alto e torno su. Quindi il primo hang squat snatch è questo. Ok, il secondo hang squat snatch, quindi non è più sospensione alta ma è sospensione altezza libera. Io parto al ginocchio, mento alto, il mio peso deve essere
al centro del piede, quindi né sulle punte né sui talloni. Da questa posizione qui estendo, ritorno alla posizione di Haiyang squat snatch e ripeto lo stesso movimento. Sono qui. Ok, terzo movimento da giù, il movimento dello stacco l'abbiamo fatto prima, quindi lo ripeto, accelero e incastro, 1 più 1 più 1, questi tre movimenti ripetuti 20 volte. Ok, e abbiamo finito il warm up, quindi il riscaldamento specifico. Poi ora, se riuscissimo ad avere un bilanciere, magari con qualche peso sarebbe meglio, ma anche col bastone vedrete, diventa un allenamento fra virgolette metabolico, perché starete aerobico più che metabolico, perché metabolico di solito è anaerobico lattacido, quindi un allenamento aerobico, che perché starete a un range di battiti fra i 110 e i 130, in certi momenti anche 100, in certi momenti anche 140, ma rimarremo lì, quindi suderemo, avremo un po' di fiatone, ma sarà gestibile, non produceremo così tanto acido lattico. Quindi WOD 1, 20 volte fare snatch press, snatch balance, zot press. Allora, snatch press sarebbe bastone dietro le spalle, ok? Da questa posizione qui spingo su il bilanciere in linea con le spalle, perpendicolare alle spalle, la mia destra è sempre leggermente avanti. Una cosa importante su questo è non spingere solo di braccia, quindi non spingere solo verso l'alto, ma pensare di aprire le braccia verso fuori, quindi la spinta deve essere pure scapolare di rotazione. Se voi pensate ad aprire senza lasciare il bilanciere, farete un movimento più lineare e più esplosivo. Quindi sono qua, pom, pom. Uno, snatch press. Poi aggiungiamo snatch balance, quindi pure tutta la componente delle gambe. Da questa posizione qua vado sulle punte dei piedi, stabile, e da qui scompaio con un salto in basso e contemporaneamente estendo le braccia. Ritorno su, ok, lo faccio rivedere di nuovo, anche frontale, su. Come vedete, il bastone o il bilanciere non va più, non va su, va giù. Sono io ad andare più veloce del bilanciere, quindi è un esercizio di caduta in basso. Ma non spingo mai il bilanciere, quindi non sto facendo questo e poi vado giù, ma direttamente andiamo tutti e due giù e io vado molto più veloce del bastone. Ok? Questo è lo snatch balance. E per finire, dopo lo snatch balance abbiamo lo zot press. Quindi snatch balance, sono giù, ok? Zot press, cioè press in accosciata profonda. Sono in posizione, ritorno. Ok, quindi tutto completo. Press, snatch balance, zot press e torno su. 20 volte questo movimento. Dopodiché si passa a power snatch più overhead squat più push press snatch balance, quindi diverso da quello che ho spiegato. E allora, power snatch, stavolta quindi è uno snatch di forza, non c'è bisogno di andare a fare l'accosciata profonda. Salgo, accelero, porto su, ok? Piccola accosciata. Ok, dopo ho fatto questo vado a fare overhead squat, accosciata con bastone sopra la testa, torno su
E per finire vado a fare push press snatch bar, salto la salciata, da qua lanciamo il bilanciere verso l'alto e andiamo a incastrare sotto. Hop. Ok, quindi lo so fatto, ho fatto un press, cioè ho precaricato il mio corpo, un push press, scusate, un push, nel press vado a spingere su con le spalle, contemporaneamente salto in basso. Ok, dopo che ho fatto questo, cosa che c'era? Ho finito, quindi press, pam, pam, scusate, press, overhead squat, Maria, scusate, ho sbagliato, avevo letto male, power snatch, overhead squat e push press snatch bar, quindi power snatch, overhead squat, ritorno alle spalle, push press, snatch balance. Ok, scusate l'errore, può capitare. Hop. Uno, due, tre. Ok, per 20 volte questo. E per finire 50 squat snatch, movimento completo, non mi è piaciuto, ho perso l'equilibrio e continuo, quindi sono qui, peso al centro, dentro, ok, ne faccio 50, finisco e mi faccio, visto che gli addominali non ho lavorato così tanto e i lombari abbastanza, ma mi vado a fare un po' di core. Faccio un circuito EMOM, quindi VOD 2, circuito EMOM, 4 round da 5 minuti, di cui in cui 4 lavoriamo e 1 ci riposiamo. Gli esercizi sono plank, l'ho fatto vedere già altre volte, posizione, gomiti rilassati, cioè gomiti poggiati, spalle rilassate, posizione di retroversione del bacino, ok? Un minuto vado a fare side plank, poggio i piedi, poggio il gomito, vado in estensione, stendo il braccio su e rimango in questa posizione per un minuto, ok? Terzo minuto uguale dall'altro lato, ok? Quarto minuto andiamo a fare Chinese plank, l'ho fatta vedere già su degli appoggi, ma si può fare anche direttamente a terra, punto i talloni a terra, punto le scapole a terra, adducendole, quindi creando già un po' di arco dorsale, da questa posizione qui stacco il sedere e rimango su. Ok, un minuto. Finisce questo minuto e mi faccio un minuto di riposo. Dopodiché ricomincio e non ripeto questi quattro esercizi per 4 round. Ok, buon allenamento, buon primo maggio. Ci vediamo lunedì.